Pasquale, puoi venire, Presidente, puoi venire? Intanto buonasera a tutti. Sono dispiaciuto per alcune considerazioni del dottor Tibello. Prima di entrare nel merito voglio far notare, o non me ne sono accorto io, che nessuno ha deriso il dottor Tibello in consiglio comunale. Anzi, ho detto che nessuno ha deriso il dottor Tibello in consiglio comunale. È stato trattato con il massimo rispetto per quello che merita rispetto, perché è giusto che chi rappresenta degli interessi collettivi sia rispettato, ed è stato fatto questo. Quindi mi dispiace sentire invece dire che è stato deriso dal Consiglio Comunale. Non me ne sono accorto, probabilmente ero distratto, ma non mi sembra che sia stato. Comunque il Consiglio Comunale è bravo, esattamente, perché nessuno, c'è il video, nessuno si è permesso, no, dottor Timber, nessuno si permette di prendere in giro. Su questo voglio dire, mi dispiace seriamente, perché rappresentare una situazione diversa onestamente mi lascia un po' rammaricato, però vabbè, voglio sorvolare. Ci sono alcuni dettagli che sono a mio avviso determinanti, perché si fanno delle rappresentazioni, non so per quale motivo, però sicuramente non c'è nessuna mala fede, per l'amor del cielo. Io sono sempre convinto che ci sia perfetta buona fede in tutti, anche perché questa cosa qua credo che da parte di nessuno ci possa essere un interesse a far sì che quelle due cose si costruiscano lì piuttosto che da un'altra parte. Non ci guadagna nulla nessuno. Se qualcuno è convinto del contrario, faccia le sue osservazioni, le faccia anche le sedi opportune, perché insomma, se no parliamo di chiacchiere, parliamo dei fatti, no? Se qualcuno sa qualcosa di specifico, che qualcuno ci guadagna a farle lì, e beh, insomma, si attivasse, perché se no parliamo di bravo, esattamente. Io non ne ho, però se lei ce l'ha, perfetto, se lei ce l'ha, ma faccia qualcosa per... perché se no alla fine... Vabbè. Ma chi l'ha detto che non può controllare? Chi l'ha detto? Tutti possono controllare. Siamo in Italia, ma per fortuna una cosa positiva deve essere. Tutto qua. Bravo, esattamente. Come? Andare alla magistratura. Chi aspettate? Scusate, è l'unica soluzione. No, però se vogliamo fare un discorso, ognuno, vedete, siamo in, ognuno può andare alla magistratura, non c'è problemi di parlare. Cioè, non credo che nessuno abbia impedito mai a qualcuno di fare le azioni. Scusate, se qualcuno ha qualcosa, ma ben venga, insomma, no, vive in Dio, siamo in uno stato di diritto, ci sono le tutele per tutti e tutti hanno il diritto di fare tutte le azioni che ritengono opportune a difesa delle proprie ragioni. Però interrompi in modo tale che anche gli altri possono parlare e nessuno deve controllare. Ma poi si può fare il suo intervento. Io ringrazio lo stesso che è venuto a dire. Come al solito, chi viene può essere Allora, quel passaggio della delibera, dottor Tibello, giusto per chiarire, insomma, quando io dico
che non abbiamo fatto nessun atto su quel progetto lì, l'ho già spiegato. Mi riferisco agli atti progettuali, non agli adempimenti successivi entrati con il decreto 50, che sono dei meri passaggi burocratici che la norma prevede che debbano essere fatti, ma la scelta di quella opera non è certamente, come dire, imputabile a questa amministrazione. È del 2004, i passaggi sono stati successivi e vari anche nelle successive amministrazioni, ma non voglio recriminare e accusare nulla a nessuno, anche perché, come hai correttamente, lo sottolineo anche qui, quel progetto è stato approvato con tanto di pareri favorevole del vecchio comitato di quartiere, lo sottolineo a carattere guidato, vecchio comitato di quartiere. Quindi il comitato, il quartiere, è come se su quel progetto si fosse espresso, ha detto la sua, piace o non piace. È inutile ricordare tutte le vicissitudini che quando ci siamo in Serie A, quello che ha detto tutto nel Consiglio Comunale, quando era all'opposizione, quello che ho detto quando era all'opposizione, il mio è lo stesso pensiero di adesso, uguale, non l'ho cambiato quel pensiero. C'è soltanto una cosa che cambia, e che nel frattempo, perché bisognerebbe dirle tutte quante le cose, quando si parla in maniera così di perdita di finanziamento, come se fosse una cosa campata in aria, beh, non è così, perché l'ho già letta in Consiglio Comunale questa comunicazione della Regione e la rileggo qui. Poi, siccome io, ahimè, e dico, ringrazio il dottor Tibello per averlo, come dire, con onestà intellettuale, sottolineato, ho la responsabilità di decidere e di non creare danni nell'interesse della comunità tutta, anche vostra, perché voi fate parte di tutta la comunità, non fate parte di un'altra comunità, no. E quindi se nel 2017 la Regione, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione Politica Abitativa, il 16 giugno del 2017 scrive al Comune e dice, dopo che c'era stata una conferenza al Ministero sullo stato di attuazione dei contratti di quartiere, e quindi avevano rilevato che il contratto di quartiere del Comune di Lucera e quello di Barletta avevano delle criticità dovute alla non completezza dell'attuazione del programma. Non c'entra nulla l'acquisizione dei suoli, volevano sapere a che punto era tutto, anche riferito alla piazza, a tutto quello che bisognava fare. E dico, con riferimento al programma in oggetto, contratti di quartiere, in qualità di componente del comitato paritetico ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo quadro per l'attuazione del programma nazionale contratti di quartiere 2 e di responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma, si comunica che nella riunione del 5 aprile 2017, tenutesi mediante videoconferenza con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comitato Paritetico ha preso atto della richiesta del Comune riguardante l'attuazione dell'intervento numero 1 inerente la realizzazione di 26 alloggi e piazza di quartiere. Il Comitato prende atto della relazione del responsabile regionale, dalla quale si evince che le criticità riscontrate nella procedura di acquisizione delle aree interessate non sono ancora superate, e incarica il medesimo responsabile di acquisire dal Comune informazioni in ordine alla conclusione delle citate procedure e sulla tempistica prevista per l'aggiudicazione dei lavori, cioè della realizzazione dei 26 alloggi della piazza. A documentazione acquisita, il Comitato si riserva di valutare l'eventualità di revocare il relativo finanziamento di 3.553.280 euro. Si invita pertanto codesto Comune a trasmettere entro 15 giorni a questa sezione tutti gli atti innanzi richiesti riguardanti gli interventi discussi in sede di videoconferenza. Con questo cosa che voglio dire? Che l'ipotesi del definanziamento è un'ipotesi concreta, un'ipotesi attuale, un'ipotesi che qui non esclude proprio, anzi dice testualmente,
il comitato si riserva di valutare l'eventualità di revocare il relativo finanziamento. Cioè dice, non è che dice sbrigatevi, no? Noi diteci a che punto state e poi noi valutiamo. No, non c'entra nulla, scusatemi, no, evidentemente. No, perdonatemi, non è così. Scusate, per cortesia, non interrompete il sindaco. Fate continuare. Soltanto io posso interrompere, perché sono più grasso di lui. E il problema è uno solo. Sindaco, stiamo parlando del 2017. Dimenticate che 4 anni prima, al Ministero, l'architetto Mille aveva approvato, aveva assentito alla proposta di delocalizzazione. Ed era stato nel 2013 lo studio per 8 aveva mandato la proposta della delocalizzazione. La struttura tecnica in 4 anni avrebbe potuto predisporre e non ha fatto niente. Quindi di conseguenza, secondo me, giustamente il Ministero ha detto scusate, ma cosa state facendo? E noi sono passati 4 anni da quando, in 4 anni, ha voglia a spostare le progettazioni. In verità ne sono passati di più di 4, perché la prima proposta di delocalizzazione è del 2012. Quindi, no, non è così, perché dipende dalle fasi. Se non tiri fuori il 2017, senza parlare dell'anteposto, è chiaro che le persone dicono la ragione. Però se mi è concesso, vorrei esprimere il mio pensiero compiutamente, poi parliamo del cielo. Ognuno può dire, può replicare 1000 volte, può dire quello che vuole, per l'amor del cielo, e rispetto quello che dice chiunque e non derido nessuno, questo deve essere chiaro. Non dobbiamo dimenticare tutti gli antefatti, appunto, quindi se dobbiamo raccontare tutta la storia, allora raccontiamola dall'inizio, dal problema del dottor Di Carlo che non voleva delocalizzare perché ha detto che era già tardi per lui, cioè la preoccupazione dell'amministrazione, caro dottor Tibelli, e ripeto ti apprezzo per averlo sottolineato anche tu, deve essere anche e soprattutto, dico, quella di evitare danni, di evitare contenziosi che poi bisogna pagare. Poi attenzione, non bisogna fare dei passaggi che sono veramente assolutamente fuorvianti e che non c'entrano nulla, cioè non è che stiamo parlando tra ragazzini, qua siamo tutte persone adulte, cioè quando dici che i soldi che si risparmiano quasi quasi possono essere, accusando i consiglieri comunali quasi di chissà per quale motivo, di essere di ignavi o di chi, o di non aver visto le carte, non è così. Il tema delle discussioni è un altro, il tema della discussione è che se si risparmiano delle opere per i sottoservizi, e questo lo si sapeva nel 2004 che lì ci sarebbero stati dei problemi, perché l'acqua, la luce, il telefono lì sotto sta dal 2004, non ce l'hanno messo ieri. Se si risparmiano quei soldi là, ma se si creano quei danni non si compensano con quelli, li tirano, no, e ti mando un piccolo dettaglio, però, che chi li tira fuori quei danni di tasca propria, chi quei danni li ha provocati, chi quei danni li ha provocati. E quindi è come se lei stesse in consiglio comunale e va a provocare un danno lei personalmente, dottor Tibelli, e poi lo deve pagare lei, non è che lo prende con i soldi che si risparmiano delle cose. E ritengo, no, lascia perdere la struttura tecnica, non è così. No, scusate, non è così. Non è così, perché sennò veramente diciamo le cose come non sono. Perché se oggi qualcuno arreca un danno, e vive Dio che è così, e per fortuna che è così, perché sennò veramente si potrebbe fare tutto e il contrario di tutto, lo paga di tasca propria, e lo paga di tasca propria. E io sfido chiunque ad assumersi la responsabilità personale su qualcosa che nemmeno ha fatto e che meno ha prodotto e che meno è stato lui a sceglierlo. Oggi la situazione è questa, è quella che c'è una minaccia tra virgolette di revoca di finanziamento, che sarebbe una iattura per il comune di Lucera, perché significherebbe restituire 3.300.000 euro. Restituirla veramente sta una consumata a brassare, ma proprio a brassare.
Io ritengo che noi, come amministratori, tutti ritengo, la prima preoccupazione che dobbiamo avere è quella di non arrecare danni. Per due motivi. Il primo è perché potremmo pagarli noi, ma anche se non dovessimo pagarli noi, non sarebbe giusto ugualmente farli pagare alla città, ai cittadini e quindi a voi, perché parliamo di 3.300.000. I danni li ha prodotti l'ingegnere Ciguia. Chi l'ha pagato? No. I cittadini. Bravo. E quindi che significa questo? Dobbiamo pagare altri? E quel che dicendo quello di altri? No, scusate, non aggettiviamo le persone, ma fatemi una cosa, non aggettiviamo le persone, non è bello aggettivare le persone, io sto dicendo, ma dobbiamo, io ritengo di fare il mio dovere, di farlo bene, cercando di evitare che si possano creare altri danni. E fino a che nessuno mi dà la matematica certezza che non si arreca danni ad alcuni ed a nessuno, io non lo dico a bassa voce o nascondendomi, io non metto a rischio il comune, non lo faccio, né per arrecare danni né per la eventuale perdita di finanziamento, perché attenzione, oggi al ministero sanno qualcosa di diverso, sanno che la procedura sta andando avanti e quindi nessuno più ha detto che c'è il rischio della perdita di finanziamento. Però il ministero non dice niente, vuol dire che nessuno comunica al ministero quello che il comitato sta facendo da tanti anni. Non c'entra nulla, scusami, Pasquale. Perché se tutto sta fatto bene, tutto a posto. No, scusate. Non c'entra nulla quello che sta facendo, con tutto il rispetto per il comitato, al ministero non interessa nulla di quello che sta facendo il ministero, ci ha mandato a dire qua, scusate, ci fate capire a che punto siete? Noi vogliamo capire a che punto siete perché dobbiamo valutare se confermare il finanziamento o revocarlo, punto, mi sembra evidente questa cosa qua. No, e quella del 2018? Qual è quella del 2018? Quella che dice il 4 dicembre, quello che dice potete delocalizzare, fate quello che volete. Se ci dobbiamo veramente prendere in giro, prendiamoci in giro. Quella del 2018 della regione, che non c'entra assolutamente nulla con questa, ok? Quella ti dice... Sono le stesse persone che la fanno. Scusami Pasquale, scusami. Tu ti dice che puoi delocalizzare, quindi questa è falsa? No. Oh, sto dicendo, c'è una conseguenza, no, esatto. Dopo di questa c'è la situazione della gara, c'è la situazione dell'aggiudicazione, c'è la situazione del contratto. Ok, questa mettiamola da parte. Diciamo no, questa è quella che ha fatto temere alla struttura, al consiglio, a tutti quanti, la perdita del finanziamento. Un passaggio soltanto. Ma c'è la 14 là. No, aspetta. Non 4, 14. Oggi sono stati presentati i progetti per la rigenerazione urbana della 160. Non ne parliamo. Scusa, non ne parliamo. Vabbè, non ne parliamo. Spero che fra 14 anni qualcuno non si alza e contesta quei progetti. Non si possono dopo 14 anni. Spero che non contesti quei progetti, perché sono stati fatti 5 incontri di partecipazione. Sei incontri. Di partecipazione, dando a tutti la possibilità di partecipare e di dire la propria. No. Spero soltanto che non ci sia nessuno che aspetti 14 anni. Ma al di là di questo, scusami, basta. No, un attimo solo. Tirato in ballo. L'assessore Di Croce è stato sempre presente, ne abbiamo sempre parlato. Quindi, i progetti presentati, noi non sappiamo nulla. No, io non voglio l'aggiornamento. L'assessore di Cesare si è aggiornato, risposto, devi venire al comune. Non mi sembra una risposta comunque, cioè voglio dire, non mi sembra una risposta inappropriata, scusatemi, ma se volete essere aggiornati, lì ci sono le tavole progettuali, ci sono i rendering, ci sono, cioè quello che associazione, questa venire a casa, ma qua assessore, non mi capire. Mi sembra la cosa più naturale di questo. Sembra veramente che uno dice chissà quale eresia. Devi venire al comune, mica ti viene a casa mia, o mi non parlo a mezz'ora, non parlo così. Devi venire al comune. Mi sembra naturale questa cosa qua. E sappiamo tutti cosa contengono quei progetti, non è che non lo sappiamo.
Beh, lo sappiamo, e chi lo vuole vedere lo può vedere, tranquillamente, non ci sono problemi, anche se mi dispiace anche a me constatare che quando ci sono stati quei motivi di, quei momenti di partecipazione, non c'è stata alcuna partecipazione, perché... Io non credo che tu rappresentavi tutti, io credo che, no, scusatemi, io posso, no, io non offendo nessuno, io esprimo il mio pensiero, io, se noi, scusatemi, se noi facciamo un incontro pubblico, un incontro con tutti i cittadini, attenzione, non soltanto con quelli della 167, tutti i cittadini, perché la città appartiene a tutti, non soltanto chi ci vive in un quartiere, e quindi abbiamo invitato tutti, perché tutti possono dare il proprio contributo. C'è qualcosa che, se noi abbiamo chiesto il contributo, è perché ci può essere qualcosa, anzi sicuramente c'è qualcosa che mi sfugge, e me lo può dare il dottor Tibelli, me lo può dare Pasquale Bello, me lo può dare Cuppone, ma me lo può dare tu, me lo può dare chiunque me lo può dare. E quindi a me mi ha fatto piacere che ha partecipato il Pasquale Bere, ma mi sarebbe piaciuto ma non più solo, se partecipavano tutti non quanti gli solo. Altri. Sindaco, io sono venuto. Scusatemi, nella ma sarebbe stato un problema se partecipavano tutti quanti gli altri. Evidentemente loro si affidano al presidente del comitato. Vabbè, perfetto, allora, a me è dispiaciuto. A me è dispiaciuto. Se per te va bene, a me è dispiaciuto, va benissimo, no? A me è dispiaciuto. Però al di là di questo. Al di là di questo, voglio dire, sono momenti di partecipazione, così come ci sono stati... No, no, io volevo, vorrei sapere una cosa a questo punto, a che titolo lei oggi qua che sta parlando? Come sindaco o come tutolo? Cioè a sto punto voglio sapere sto fatto. Porta l'amministrazione tutta, allora sì. Non mi seguo, mi sa che mi avete... Io se non sbaglio sono stato invitato. Però se ho sbagliato luogo e quindi non è questo dove sono stato invitato, io me ne posso pure andare, non è un problema. Ma probabilmente sarà così. L'unica cosa però che ci tengo a sottolineare, e questo mi dispiace, e veramente mi dispiace, e concludo perché insomma onestamente non è che mi va di fare polemica più di tanto, è che il sottoscritto e i consiglieri comunali, tu, scusa, il consiglio comunale, io non voglio polemizzare, io me ne vado. No, me ne vado io, Pasquale, non ti preoccupare, ho finito, saluto, se mi permetti, perché sennò non saluto nemmeno, me ne vado senza salutare. Allora, senza nulla togliere. Ha detto che bisognava portare il proprio contributo e quindi ha detto questo. Ora il comitato ha portato il proprio contributo. E che cosa risolve? Cioè, non voglio capire. Sono i progetti forse che anche se non ho capito. No, io voglio capire. Sta parlando del ministero. No, non c'entra nulla. Se lei dice che quando c'è... No, no, stiamo parlando della stessissima cosa. Lei ha detto che quando c'è stato la riunione... Non c'è stato una riunione che... Non c'è stata molta gente. Quindi vuol dire che la cosa interessava poco. Se invece ci fosse stata più gente, vuol dire che poteva apportare dei contributi, poteva portare delle modifiche. Ora io dico, se il comitato ha portato delle modifiche a quello che secondo noi è sbagliato, voi che cosa fate? È qui che voglio spiegarvi. Non stiamo parlando della stessa cosa, forse è qui che non sono chiaro. Allora, il momento in cui io ho detto che non c'è stata partecipazione, quindi sarebbe stato un problema, è nell'ambito di sicurezza del finanziamento che abbiamo ottenuto per la 160. E a che cosa mi serve a me se poi in realtà chi fa lei o chi per lei fa quello che noi non vogliamo? Come chi l'ha detto?
il comitato ha presentato tutto ciò che ha ritenuto sbagliato. Ma non c'entra nulla con questo, perdonatemi, state confondendo, insisto. No, io non mi con questo non c'entra nulla. Cioè forse non collego le due cose. No, no, sono due cose collegate. No, no, lei mi deve rispondere su questo. Sono due cose collegate. Come non c'è? Scusate, le ho risposto, se io le sto dicendo, perdono. Io le sto dicendo che l'istituto che non si presenta neanche ai consigli comunali, il contributo che chiedevamo di partecipazione ai cittadini riguarda il finanziamento che questa amministrazione ha avuto per la 167 quest'anno e oggi ha mandato i progetti e quindi nelle fasi iniziali c'erano degli incontri con i progettisti, c'era la possibilità per i cittadini di rappresentare secondo loro quali erano i problemi per questo quartiere. Non c'entra nulla con questo, non comprendete le risposte. Comunque, buonasera a tutti, chiedo scusa se siamo...